equilibrio tra astrattismo poetico e ricerca informale, gli anni 50 vedono la veneziana Bice Lazzari esprimersi nel fermento della vita artistica romana. Figura dinamica e complessa, sempre aperta a nuove suggestioni e stimoli esterni, l'arte di Lazzari rimane libera ed essenzialmente slegata dalle correnti più diffuse che la sfiorano senza condizionarla. L'importanza del segno e delle linee, che con la svolta informale degli anni 60 diverranno più assolute, nette ed essenziali, sono espressione astratta di impressioni interiori che provengono dal reale, dal mondo che la circonda. L'emozione che guida la creazione non è mai scevra dal contatto con l'esterno ed il segno, la potenza del gesto e del colore divengono per l'artista trasposizione poetica del ricordo, della memoria, del divenire dell'essere e dell'esperire il mondo. L'opera analizzata risale al 1959. Presenta una duplice peculiarità: la combinazione e la sovrapposizione dell'impatto segnico con la suggestione di matericità, data dalla scelta dei materiali. Il polistirolo del supporto dialoga con le linee verticali, orizzontali e diagonali, ora spesse, ora sottili, che attraversano l'opera, rendendo il loro passaggio ancor più profondo e più incisivo. Geometriche, essenziali e calligrafiche, le opere di Bice Lazzari sono pervase dalla leggerezza e dalla trasparenza della luce veneziana, dalla poeticità e dall'irismo dello sguardo che l'artista rivolge al mondo, interiorizzandolo e rappresentandolo con la forza della delicatezza e dell'introspezione.